Con Stefano Di Francesco, assistant coach di Piero Bianchi. Stefano, una vittoria importantissima, tra l'altro contro una squadra che a inizio stagione dagli addetti ai lavori era messa non in prima fascia, in primissima fascia, quindi vale il doppio anche visto il 2-0 negli scontri diretti. Sì, l'hai detto tu stesso, è stata una vittoria fondamentale contro una squadra che comunque per tre quarti e mezzo ha dimostrato di essere sicuramente molto buona, anche perché con questi giocatori tipo Migliori, Battistini, Di Marco, diciamo, occupa una posizione di classifica sicuramente al di sotto delle attese. Per noi è stata fondamentale perché appunto prendere questi 2 punti, andare 2-0, risulta decisivo per la nostra stagione. Ennesima prestazione di squadra, Stefano, perché andando a vedere quattro giocatori in doppia cifra, però tutti che poi sono andati al referto e soprattutto ognuno nei momenti importanti ha dato qualcosa. Cito ad esempio Piccinini con delle triple, poi la gran partita di Milojevic. Adesso davvero è da nominarli tutti, lo stesso Herrera, ma veramente dai titolari a chi è uscito dalla panchina ha dato un apporto fondamentale. Quindi ennesima conferma che questo gruppo è un grandissimo gruppo. Sì, è stata una grande vittoria di squadra, anche perché siamo riusciti a dare il break nell'ultimo quarto con alla fine tutti quanti. Tra l'altro abbiamo vinto una partita dove negli ultimi 15 minuti non abbiamo avuto Salamina, che stava giocando un'ottima partita, quindi siamo molto contenti che tutti quanti abbiano dato il proprio contributo a questa splendida vittoria. Adesso si va a Bisceglie con la mente ancora più leggera. Sì, ce la dobbiamo andare a giocare anche a Bisceglie perché è chiaro, è una partita sicuramente proibitiva perché gli avversari sono sicuramente tra le prime tre del campionato per quanto riguarda i valori sulla carta. Tuttavia, dobbiamo andare a mente sgombra e cercare di fare risultato in un campo che è contro una squadra che sono veramente di altissimo livello.